Ciao a tutti ragazzi e bentornati. Oggi non parliamo di uno smartphone nello specifico, ma di accessori. Infatti al Mobile World Congress in questo 2017, fra i vari stand, era presente anche Panzer. Io ero con il mio Galaxy S7 Edge e ho chiesto se avevano un accessorio, una buona pellicola in vetro per tenere protetto il mio device. Ecco, loro fra le varie soluzioni che avevano proprio presenti lì al Mobile, avevano questa. Questa è una pellicola, ovviamente nella colorazione giusta per il mio device, questo è silver, con una cover posteriore, quindi una copia tra parte frontale e parte posteriore. Insieme dovrebbero andare a coprire al 100% il mio dispositivo e dovrebbe essere un lavoro fatto a regola d'arte. Per chi ha già avuto la possibilità di provare un Galaxy S7 Edge sa benissimo che determinate pellicole, soprattutto quelle in vetro, nella zona alta e bassa dove c'è la curvatura c'è un po' di lasco, si forma un po' di vuoto, soprattutto se montiamo una cover si forma una sorta di bombatura e quella zona lì avrà un po' di gioco e ovviamente e inevitabilmente si infilerà subito un po' di polvere e queste pellicole dopo poco tempo saranno da buttare. Ecco, cerchiamo di capire insieme se queste Panzer sono state fatte come si deve e soprattutto come vestono sul mio device. Adesso andiamo al banco, la montiamo e vediamo il risultato finale. Questa quindi è la confezione di vendita delle pellicola e custodia appunto per Galaxy S7 Edge in vetro. Andiamo a vedere cosa troviamo su interno. Innanzitutto qui abbiamo la coverina, come vedete è in TPU, siliconica, trasparente, è parecchio morbida, come vedete anche i profili, no? Non è la migliore che ho visto fino ad oggi, ma se poi si accoppia perfettamente al loro vetro, a me va benissimo. Come vedete questa colorazione e quella silver non l'hanno fatta completamente trasparente, forse perché su questa zona è molto probabile che ci sia molta più colla rispetto a quelle trasparenti, quindi per fare in modo che queste restino belle fisse, no, al nostro device, quindi devono andare a dare la colorazione silver. Penso e suppongo che sia questa la motivazione, in quanto sono diverse le aziende che usano questa soluzione. Un piccolo manualino di istruzioni, poi questo per andare a fare un po' di lavoro e pulire quella che è il vetro. Poi troviamo ovviamente l'alcol per andare a pulire il display e qui un piccolo panno per pulire il vetro. Ma cominciamo a fare un po' di lavoro al nostro device. Intanto lo spegniamo perché non sopporto che questo vada ad accendersi mentre praticamente sto facendo questi lavori. Quindi sblocchiamolo un attimo, se ce la facciamo. Facciamo spegni. Prendiamo ovviamente la nostra pezzettina per l'alcol, andiamo a pulire quindi tutto il display che venga perfettamente pulito da quello che possono essere impronte, dai peli, ovviamente da quelle piccole polverine che si formano normalmente, si vedono tantissimo sulle pellicole di tipo standard. Molto bene, adesso è parecchio pulito. La pellicola, come vedete, qui ha questa linguetta, no? Va rimosso tutto, la colla sembra anche parecchio buona. Speriamo di non sbagliare perché ho anche la telecamera qui in mezzo ai piedi. Ragazzi, esco un secondo dall'inquadratura, ma altrimenti se no non vedo una mazza. Allora, quando andiamo a fissare certe pellicole, l'importante è verificare che i punti dove lo smartphone va ad appoggiare siano allineati, quindi fotocamera deve essere bella centrata, i sensori devono essere belli centrati e anche l'interruttore. Allora, quello che succede normalmente con pellicole o comunque soprattutto quelle di vetro su Galaxy S7 Edge, che ancora oggi dopo più di un anno non ho trovato la soluzione definitiva, è su queste zone. Sentite? Anche in questo caso qui no, ma su questo punto non. Vediamo se dopo un po' se la colla. Io credo che questo
sarà, sentite, questo è uno dei soliti difetti che riscontro con tantissime pellicole in vetro, quindi significa che su questo punto, vediamo se riesco a riallinearla un po' magari, però a me sembra montata benissimo, perché sia da un lato che dall'altro, sia sotto che sopra, sentite? Non è un vero e proprio difetto questo, attenzione, però a me dà fastidio questo rumore. Comunque, vabbè, andiamo a pulirla, bene, accendiamo il device, vediamo come si comporta con il tocco, così ne capiamo anche immediatamente se perdiamo quella che è la sensibilità al display. Diamogli una pulina anche dietro, quindi si accende, dopo gli montiamo la sua coverina dedicata. Allora, devo dire la verità, se non perde in sensibilità a me va benissimo, perché comunque questo dopo andrà a mia moglie e io voglio che, siccome loro non sono così attente e maniache come lo sono io, almeno mia moglie, preferisco che il telefono sia protetto, anche perché il display di S7 Edge costa un botto e oltretutto se ne trovano davvero pochi. Lo sblocco, ok, allora diamo immediatamente un'occhiata a come si comporta questo display, a parte i lag che vedete, ma quelli fanno parte del telefono, ormai chi conosce S7 Edge sa benissimo che soprattutto al primo avvio, con tutte le app che stanno caricando, fa un po' così. Allora, ma al tatto sembra anche abbastanza valida. Andiamo ad aprire una pagina internet, usciamo un attimo da qui. Allora, i colori restano molto molto belli, non sembra, non dà l'impressione che ci sia una pellicola sopra, e così mi sembra che però, insomma, che si senta il fatto che ci sia sopra una pellicola, o meglio, mi dà l'impressione che al tatto qualcosa c'è. Come guardate anche i testini, che belli, però non si nota quasi nemmeno, no? Che c'è per sopra, guardate come si vede la retroilluminazione. Ovviamente lo spessore sicuramente c'è, si vede, ma sì, dai, tutto sommato non ha neanche un brutto tocco, dai, non ci si può lamentare. Allora, io ovviamente la proverò un po' di settimane, però vi faccio vedere come questa pellicola e questa custodia accoppiate insieme non, a parte qua, come sentite, il resto sembra davvero un buon prodottino. Poi la sua custodietta, come vedete, va a coprire anche qui la fotocamera. No, dai, ragazzi, e allora, per quanto riguarda il tocco, mi sembra validissima. A livello di design, nulla da dire, è molto bella. Cioè, diciamo che si vede che c'è una pellicola, però passando da davanti a dietro il lavoro mi sembra più che valido. Ovviamente costicchia un po', vi metto sotto il link poi per dove andare ad acquistarla, però probabilmente forse è l'unica tra quelle che ho provato fino ad oggi che mi sembra che anche con la cover, a parte questa zona qua che è davvero fastidioso, per il resto è tutta bella agganciata. Quindi per oggi è tutto, questa è la custodia e pellicola in vetro di Panzer e noi ci vediamo fra qualche giorno, insomma, per un'altra recensione. Ciao a tutti!